KZ di Arturo Benvenuti rappresenta il libro perfetto secondo noi per festeggiare i nostri primi 10 anni di attività come Becco Giallo, e lo dico perché il lavoro di Arturo è stato lungo, faticoso, ha riportato alla luce più di 250 disegni realizzati dagli internati nei campi di prigionia nazifascisti di tutta Europa, e il fatto di utilizzare il segno grafico, il disegno, per avere testimonianza, avere memoria concreta di un fatto così epocale come quello di cui stiamo parlando, ci sembrava simbolicamente rappresentare davvero al meglio tutto ciò che abbiamo fatto in questo periodo di attività editoriale come Becco Giallo. Per noi era fondamentale riuscire a trovare nella nostra città d'adozione, che è Padova, un luogo che fosse istituzionale, che fosse aperto al pubblico, che fosse gratuito, per cercare di far conoscere in maniera davvero più semplice e più diretta possibile tutto ciò che Arturo Benvenuti ha voluto fare in questi anni di viaggi alla ricerca di questi disegni degli internati nei campi di concentramento. Farlo a San Gaetano per noi rappresenta davvero un piccolo motivo d'orgoglio e anche una speranza, se vogliamo, perché ci fa capire che alla fine con un po' di fatica si riesce a divulgare anche testimonianze come queste a tutta la città e tutta la cittadinanza. Io credo che ce ne sia davvero bisogno. Ci sono dei disegni che hanno un valore artistico molto, molto netto, molto oggettivo, ma ce ne sono molti altri che invece probabilmente non hanno la forza necessaria dell'arte, ma hanno un altro tipo di necessità, che è quella di recare memoria, di fare testimonianza, di far conoscere un progetto, di non dimenticare ciò che è accaduto, in questo caso nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Credo che sia alla fine, con parole molto, molto semplici e molto nette, il vero cuore di quello che cerchiamo di fare da un po' di tempo. Nella prefazione che Primo Levi ha voluto donare ad Arturo Benvenuti e che poi è, diciamo, finita per essere la prefazione ufficiale al nostro libro, Primo Levi dice una cosa che secondo me forse rappresenta al meglio tutta la nostra filosofia editoriale di questi 10 anni. Levi dice a un certo punto che questi disegni arrivano dove la parola non sa, non può forse arrivare.